Ciao ragazze, eccomi finalmente in un nuovo video, questa volta un video un po' diverso perché dato che era da tantissimo che non facevo video parlati, da tantissimo appunto anche che non ci vediamo, ho deciso di fare insieme una sorta di Get Ready With Me, quindi mi preparo con voi e ero qui allo studio, invece di tornare a casa e prepararmi a casa ho deciso di prepararmi qui insieme a voi e colgo l'occasione in questo video di provare per la prima volta e con voi alcuni prodotti di Defa Cosmetics, che è un'azienda italiana nata da pochissimo. Io vi invito a vedere, andare a vedere un attimino sui social quello che loro hanno fatto, perché sono due giovani ragazzi. Vi ho visto provare qualcosina all'oretta e già mi sono fatta più o meno un'idea su questi prodotti, però appunto io ho provato solo il blush per adesso, in questi giorni da quando mi hanno inviato i prodotti, mi è piaciuto, però ovviamente devo testare bene tutti gli altri prodotti e alcuni li testiamo appunto insieme. Questo Get Ready With Me sarà un po' diverso rispetto a quelli che vedete solitamente, nel senso che quando io vedo questo genere di video la cosa che mi dà veramente tanto tanto fastidio è il seguire il discorso che la youtuber in questione fa ed essere sempre interrotto, questo discorso appunto, da il dover dire quale prodotto si sta utilizzando, il dover spiegare quello che si sta facendo. Se io voglio fare un tipo di video fatto in questo modo, a questo punto faccio un tutorial, non faccio mi preparo con voi. Per me mi preparo con voi appunto un video dove parliamo, chiacchieriamo, ci svaghiamo un po' insieme. Quindi mi preparerò con voi e vedrete i prodotti che utilizzo sotto forma di grafica qui sul video, in modo tale da non interrompere il discorso che sto facendo. Magari vi dirò quello che sto facendo, perché poi viene un po' naturale spiegare, però almeno così non vi dico che cos'è, che cosa non è, almeno parliamo un po' in generale senza interruzioni. Io direi subito di partire, altrimenti questo video durerà un sacco. Come sono completamente struccato, ho solo messo le ciglia finte perché davvero metterle durante il video, che praticamente dovrei stare vicinissima allo specchio, non ci riuscirei bene precisamente da lontano, quindi l'unica cosa che ho sul viso in questo momento è solo le ciglia finte e basta. E niente, io direi di partire subito. Allora, cosa vi volevo dire? Come prima cosa, sicuramente l'avrete già notato, ho cambiato colore di capelli perché era una cosa che volevo fare da tantissimo, quella di fare un colore pazzo, un colore strano. Inizialmente questa mania mi è venuta più di un anno fa, forse molto di più sì, però non ho mai avuto il coraggio e tra l'altro non ho mai trovato qualcuno che riuscisse a farmi il colore che io volevo. Sembra assurdo, ma è così, quindi non ho mai trovato una persona competente che riuscisse a, scusatemi se mi vedete muovermi, ma così prendo i prodotti, pennelli e cavoli vari, non ho mai trovato una persona che riuscisse a fare il colore che io chiedevo. Tra vari casini che mi hanno fatto sui capelli, tra vari colori che non sono venuti come io volevo. Se mi seguite da tanto avete sicuramente visto che tempo fa ero rossa, quindi il colore rosso è un colore molto molto difficile da eliminare una volta fatto, soprattutto se appunto viene fatto per tanti anni, e quindi è stato molto difficile andarlo a eliminare. E tra l'altro ogni volta che io decoloravo appunto questi capelli c'era questo maledetto arancione che veniva fuori, che ancora tuttora, come potete vedere, non è andato via del tutto. E niente, vabbè, non la sto a tirare per le lunghe. Alla fine mi avevano fatto i capelli arancione fluo, quindi panico, perché tra l'altro oltre ad avermeli fatti arancione fluo avevano fatto una decolorazione, cioè davvero terribile, terribile, per cui mi sono ritrovata con questi capelli e non sapevo assolutamente come risolvere il mio problema. E per fortuna nel mio paese ho trovato un parrucchiere, cioè davvero mi ha salvato la vita,
e lui oltre a essere, diciamo, più che un parrucchiere, cioè ha un parrucchiere suo, però è un colorista, quindi ha una laurea appunto in questo settore, quindi di colori davvero un mago, infatti mi ha salvato e mi ha fatto questo bellissimo colore che ho adesso, che io amo. Ora in questo momento quello che vedete è davvero scaricato tantissimo, ma per averli lavati quasi 9-10 volte, un mese lo fai il 15 se non mi sbaglio, gennaio, cioè il colore ancora c'è, ovviamente qui sto un attimino scaricando, ma penso sia anche normale, però il colore è ancora acceso sui capelli, infatti sono davvero meravigliata di avere ancora un colore così, che tra l'altro è scaricato, ma mi piace tantissimo lo stesso, perché comunque è diventato quasi un glicine spento, vedete le punte, mi piacciono tantissimo. E penso che questo colore di capelli lo terrò per un po', perché adesso li voglio un attimino far riprendere, perché sono distrutti, veramente distrutti, per via delle varie decolorazioni, cavoli vari. E quindi questa, che è la prima novità più evidente, è appunto questo nuovo look, che spero vi piaccia, fatemelo sapere dai commenti che ho potuto leggere in questo periodo, mi è piaciuto parecchio, quindi sono veramente molto molto contenta. E le feste sono andate benissimo, nel senso tranquille, le ho passate in famiglia. Anche Capodanno sono stati tranquilli, a un cenone, niente di particolare, anche perché quando ero più piccolina, davvero se non festeggiavo il Capodanno mi arrabbiavo da morire, perché veramente era una fissa per me, dovevo per forza festeggiare, dovevo per forza fare qualcosa. Adesso devo dire che questa cosa è molto diminuita, anzi non me ne frega assolutamente niente di quello che faccio a Capodanno, ma sono proprio tranquilla, non mi interessa. E quindi abbiamo passato le vacanze, il Capodanno tranquilli, tranquilli, tranquilli. Fatemi sapere invece voi cosa avete fatto per Capodanno, e niente, per il resto tutto bene. Novità che ci sarà a breve, cioè non è che ho preso la decisione, in realtà è da tantissimi anni che, certo che parlare così è veramente comico, comunque è da tantissimi anni che volevo farlo, ma per via di vari problemi, vari cavoli, non ero mai riuscita a realizzare questo piccolo sogno, ma finalmente quest'anno ce la farò, e non è chissà che cosa, ma per me è tanto, perché mi permetterà di stare vicino alle persone alle quali voglio bene, e di fare tante cose che ho in mente di fare. E quindi, venendo al dunque, tra qualche giorno mi trasferirò definitivamente a Milano. Ce l'ho fatta finalmente. Che fine ha fatto questo corridore? Scusate un attimo, ma devo trovarlo se non impazzisco. Sicuro sta di qua. Un attimo. Ecco, ce l'ho fatta. Ho trovato. E quindi mi trasferirò a Milano. E non vedo l'ora. Non vedo davvero l'ora che arrivi la data, perché ho già deciso il giorno. Ovviamente sarà complicato, perché per me che abito in Puglia non porterò su tanta roba, perché altrimenti mi serve un tir per portare la roba che ho qui. Porterò giusto le cose essenziali per il momento. Dopo si trasferirà anche Paolo con me, quindi ci organizzeremo un attimino, però per il primo periodo andrò appunto a portare solo la roba più essenziale. Quindi partirò con 3 valigie. Cavolo, direte, essenziale 3 valigie. Vabbè sì, perché comunque le robe invernali occupano un sacco di spazio. Sempre la scusa delle robe invernali occupano un sacco di spazio. Vabbè, effettivamente occupano spazio. Porterò 3 valigie, 2 l'imbarco, due e mezzo in realtà, perché imbarco 2 valigie grandi e il bagaglio a mano. Ci sono dei progetti grandi
che mi aspettano. Non posso svelarvi granché perché sono delle sorprese. E la cosa che vi posso dire è che ci saranno dei... No, non mi dire che ho finito, ti prego. Non mi abbandonare. No. Ah, ma porca miseria. Cioè, la mina è andata a finire nel tappo. E adesso? Ti prego, esci, ti prego, ti scongiuro. Cose che capitano in diretta. Ma che cazzo faccio? Eccola. Yes! Ritorniamo al discorso che stavo facendo. Io non volevo interrompermi, ma succedono imprevisti. E quindi non vedo l'ora di andarci veramente, perché sono super super emozionata di iniziare nuove avventure, nuove cose, perché comunque sono una persona di base che ha bisogno di cose creative che mi stimolino. Cioè, non sono il tipo di persona che fa sempre la stessa cosa, perché impazzisco, cioè veramente impazzisco. Diciamo che il 2016 per me sarà un anno un attimino di cambiamenti, di novità, di tante cose. Di sicuro la cosa che sono sicurissima, sto disegnando le sopracciglia di merda, non ci fate caso. Vabbè, comunque dicevo, che la cosa di cui sono sicura è che... e di cui tra l'altro sono anche felicissima, che starò vicino alle persone alle quali voglio molto molto bene, e sono tanti anni che io sogno questa cosa e finalmente riuscirò a realizzarla. Patatina, sai che sto parlando di te, e quindi per me è un'emozione grandissima. Abbiamo abitato insieme anni fa, però adesso poi è sempre stata una cosa provvisoria, cioè il fatto anche di vederci e poi andare via, cioè sempre col fatto e con la consapevolezza che poi dovevo andare via, mentre questa volta no, questa volta è la volta giusta. Infatti sono gasatissima anche per questo, perché finalmente, cavolo, non ci sarà un biglietto di ritorno, non ci sarà. Mi dispiace un po' soltanto perché starò lontana dalla mia famiglia, quindi un pochettino mi rattrista questa cosa, però so che domani comunque ritornerò sempre qui in Puglia, perché qui si sta bene, si vive bene, l'aria è pulita, tante piccole cose che comunque, se domani dovessi pensare a una famiglia, alla mia famiglia, ovviamente la vorrei crescere qui, no, crescere, la vorrei creare qui in Puglia, ecco. Cose che accadono in diretta. Appena è arrivato Paolo che mi ha portato due pacchi, sì! Ho ordinato, ma sono arrivati lì, uno no, l'altro sì, velocissimi, sono due agende. E davvero, se fatemi sapere se vi interessa appunto questi video un po'... vi vedete estasiata, vabbè. Questi video un po' di cartolibreria, di scrubbing, di tutte queste cose, perché io sto impazzendo da tanto che sto dietro a queste robe qua, e finalmente sono riuscita a prendere queste agende che davvero amavo. Fatemi appunto sapere se vi interessa, così ve le faccio vedere. E torniamo, metto un po' sti pacchi e torniamo a quello che stavamo facendo prima. Non fate caso a queste occhiaie orrende che ho, che ultimamente non ne copre nemmeno lo stucco, quindi lasciamo perdere, perché sto avendo un po' di problemini a dormire la notte, quindi mi ritrovo che praticamente sono le 4, le 5 del mattino e ancora non riesco a dormire, per cui se ho le occhiaie penso sia per questo motivo. E non ci fate caso. E in conclusione, rispetto a quello che stavo dicendo, appunto, sarò vicino alle persone alle quali voglio bene. Non vedo l'ora di stare con Loretta così, cioè davvero, io immagino questo 2016 un anno per me davvero impegnativo sotto alcuni tanti punti di vista, ma stupendo, perché davvero credo che mi divertirò tantissimo, perché sapete quando sognate da una vita di fare qualcosa e ogni volta magari per un motivo o per un altro non ci riuscite, e poi quando arriva... Poi sono una persona molto particolare, nel senso che materializzo quello che accade, cioè anche se so, per spiegarvi, cioè anche se so che
andrò a Milano, già sicuro che ci vado, ma ancora la mia mente non ha ben materializzato il fatto che veramente io devo andare a Milano, veramente mi sto trasferendo a Milano, ma ancora non me ne rendo conto, me ne renderò conto qualche giorno prima della partenza, o addirittura sì, qualche giorno prima della partenza, perché so che già mi verrà il magone e che piangerò male, però poi arrivata lì mi riprenderò, però so già che verserò lacrime, purtroppo. In realtà in questi ultimi anni sono diventata molto molto sensibile, non che prima non lo fossi, ma cioè, in questi ultimi anni davvero, cioè, mi piango per qualsiasi cosa, cioè prima un film ok sì, mi commuoveva, ma non più di tanto, adesso cioè, sono una fontana perenne, piango per qualsiasi cosa, cioè, non lo so perché, non saprei spiegarmi da dove derivi questa cosa, ma comunque non la vedo una cosa negativa, anzi. Mi ricordo quando sono andata a vedere lo spettacolo di Loretta in teatro, cioè io piangevo già dalla seconda canzone e comunque non era uno spettacolo triste, tutti che erano lì applaudivano, ridevano, io piangevo, vabbè, ma è giustificabile quando una tua amica fa qualcosa di così importante, di così bello, è normale commuoversi, vero? Quindi diciamo che sono molto sensibile. Non so di che trucco fare, sto andando random così come il cervello mi guida, giusto per provare un pochettino di prodotti, quindi non fate caso a quello che verrà fuori perché non l'ho assolutamente pensato. E poi che altro dire? Io, secondo me, verrà un trucco di merda, però dai, fa niente. Tra l'altro qui nel mio paese, allora, potete capire che, ma penso non sia solo qui, ma sia un po' una realtà di tutti i paesotti, che quando vedono qualcuno un po' più strano, che non è nemmeno il termine giusto, ma strano per indicare un attimino un qualcosa di diverso dalla quotidianità, dal solito, sono un po' tutti meravigliati. Quindi non vi dico gli sguardi della gente quando mi vedono passare per strada con i capelli viola. Io praticamente mi vedo tutte le espressioni più assurde, dalla gente che magari dice oh cavolo figata, alla gente che mi guarda come se fossi una criminale. No vabbè, del tipo l'altro giorno c'era questa signora al telefono, camminava così, sì ciao tutto bene, sì sorridentissima, mi guarda a un certo punto, fa così, ciao, tutta incazzata appena mi ha visto, io, oh mio Dio, non ho fatto niente di male, sono solo dei capelli viola, ma tra l'altro capita anche, non solo, cioè sui capelli va bene, dai, faccio la comprensiva, posso anche capire, però cavolo, non mi puoi rompere le palle anche per un rossetto, cioè un rossetto, io, cioè, a me non me ne frega nulla, io se qualcosa mi piace me la metto a prescindere di quello che la gente possa pensare o meno, non mi faccio problemi di indossare un rossetto nero di giorno, un rossetto rosso di giorno, un rossetto viola, io faccio quello che mi piace, finché io rispetto l'altra persona faccio quello che mi piace, no? Che comunque il corpo è il mio, la faccia è la mia, ci metto su quello che voglio, no? Però la gente purtroppo non condivide il rossetto nero di giorno. Oh, madonna che brutto rumore ho fatto, non ho scorreggiato, sono state le labbra, giuro. Per cui la cosa che vi voglio dire con questo discorso è che la vita è una, e per questo motivo non ve ne fregate un cavolo di quello che può pensare la gente. Se avete voglia di mettere il rossetto nero, mettetelo. Se avete voglia di farvi i capelli viola, fateli. Se volete farli turchesi, grigi,
gialli, fateli, fateli, perché la vita è solo una ed è la vostra, per cui fregatevene assolutamente di quello che può dire e pensare la gente. Quindi questo è un consiglio che vi do, ovviamente rimanendo nella legalità, cioè non sto dicendo andatevi a drogare, divertitevi, spaccate il mondo perché la vita è solo una, no, parlo sempre delle piccole cose ovviamente, quindi delle piccole, come può essere appunto un rossetto, una cavolata, no? Quindi godetevi la vita in questo senso, cioè non fatevi voi stesse restrizioni su delle cazzate solo perché magari la gente vi guarda male, ma che cazzo ve ne frega. Bene, questo trucco fa cagare ragazze, ma io devo un attimino velocizzarmi perché uno, questo video verrà penso infinito e due, devo andare via, devo correre perché mi stanno aspettando e quindi devo un attimino sbrigarmi. Quindi scusate se questo trucco non è venuto benissimo, ma devo un attimino velocizzarmi. Bene, la card era piena, quindi torniamo sempre a interrompere questo dannatissimo video. Il trucco non è niente di particolare, anche perché andremo a una serata tranquilla in un locale, quindi non grandi galà e quindi non c'è bisogno di stratruccarmi, già così siamo a buon punto, cioè nel senso che per una persona che non si trucca questo trucco che ho fatto è veramente pesante, però per me è easy. Direi che abbiamo quasi finito il trucco occhi, metto giusto un po' di eyeliner, faccio giusto una codina di eyeliner che adesso a questa distanza sarà sicuramente molto semplice. Scusate, metto l'eyeliner e ritorno subito. Ok, eyeliner messo molto molto velocemente perché è tardissimo. Quindi fatemi sapere, insomma, perché sono curiosa, se il 2016 anche per voi sarà un attimino un anno un po' di cambiamenti. Tra l'altro avevo pensato, cosa che sicuramente farò, prima per una cosa mia personale e poi anche per condividere con voi i momenti nuovi, di novità che vivrò, ed è quello di fare dei videoblog. Quando sarò a Milano, per tutta la durata che sarò a Milano, appunto di fare questi videoblog. Ma più che altro volevo proprio avere dei ricordi miei personali di questa, chiamiamola, avventura. Quindi non pubblicherò sicuramente tutto quello che riprenderò, perché alcune cose le vorrò per me, per vederle fra tipo 10-15 anni. Quindi le vorrò tenere segrete per me e quindi io poi voglio parlare con te il rossetto. E quindi niente, ci saranno anche dei videoblog, non so se giornalieri o meno, ma comunque sicuramente settimanali. Aspettate, questo è l'icchetto. Loro lo chiamano rossetto liquido e in effetti non è un lip gloss, cioè è lucido, però cioè, guardate qua, cazzo bellissimo, scusate, parolaccia non dovevo dire, ma che bello. Non so se capita anche a voi, quando iniziate a mettere che sia rossetto, tinta o altro, no? Che fate un lato e viene bene, penso che vi piace, poi andate per fare l'altro lato e magicamente non viene mai uguale, quindi iniziate, allargo un po' e vi ritrovate che avete fatto 2 centimetri fuori dal bordo delle labbra. Forse capita solo a me, non lo so, però è una cosa che mi succede spesso, quindi mi ritrovo sempre ad andare sempre più fuori, poi devo togliere tutto e rifare da capo. Ah, non va nemmeno sui denti, top!
grandi. Questo è il look finito. Dopo aver concluso il video, ho deciso di cambiare rossetto perché quello era bellissimo, mi piace da morire, ma la tonalità non la trovavo molto in linea con il make-up. Io ho applicato il NYX Liquid Suede, questo qui vintage, che tra l'altro avete già visto un mini video sia su Facebook che su Instagram. Trovo che questa colorazione stia molto molto meglio con questo make-up. Scusate se appunto il make-up non è dei migliori, ma cioè, questo video non era, non voleva essere un tutorial o un'idea di un make-up, ma era appunto un passare un po' di tempo insieme. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto un po' di compagnia, perché questa tipologia di video personalmente io la guardo quando voglio rilassarmi, quando voglio un attimino avere qualcuno che mi faccia compagnia mentre faccio qualcosa. Spero davvero che questo video vi abbia trasmesso anche a voi queste sensazioni. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto con un nuovo video prestissimissimissimo. Ciao!